Difesero la fede e fermarono il comunismo, storie di cattolicesimo militante, quelle contenute nel libro di Giovanni Formicola presentato ad Avellino su iniziativa di Primavera Meridionale e Associazione Culturale ACO. Stefano Orga, Sergio Barile e Sabino Morano ne ragionano con l'autore. Il tema è quello dell'impegno dei cattolici in politica. Se i valori vengono messi in discussione dall'antireligiosità, benché epoche e contesti siano diversi rispetto ad esempio al Messico del 1929, per l'autore c'è un messaggio che resta ancora attuale. Chiusero le chiese per una forma estrema di protesta rispetto a una legislazione che, per esempio, vietava non solo e non tanto le processioni pubbliche, ma anche di portare un simbolo, una croce che si potesse vedere, ai preti di camminare con la talare o con altri segni distintivi. Questo popolo cattolico organizzò una resistenza fatta di orazione, lutto e boicottaggio. L'orazione, si dice da solo, lutto portava in una fascia un segno di lutto per la morte della libertà religiosa nel paese, si chiama Olb questa loro protesta, e boicotte perché non comprarono nessun genere, smisero di comprare generi di monopolio, dall'alcol al fumo, al tabacco. E quindi l'impegno odierno dei cattolici? Oggi deve essere analogo, non nel senso delle armi, ma nel senso di una capacità di formarsi, strutturarsi anche in piccole unità, individuare i punti su cui intervenire e intervenire. Quale impegno per Primavera Meridionale in politica e alle prossime elezioni? Il presidente dell'associazione Sabino Morano. L'importante è approfondire il contributo che la tradizione cattolica ha dato alla politica nel mondo e a maggior ragione deve dare ancora in Italia. Dal punto di vista dei programmi invece elettorali in vista delle scadenze del prossimo anno? Saremo pronti per fine luglio già con la prima parte del programma e già per dare alla stampa un po' dei nomi di quelli che si impegneranno sia dal punto di vista programmatico che dal punto di vista dell'impegno diretto nelle prossime competizioni amministrative. Sarete in campo con una vostra lista? Stiamo lavorando ad una lista.